Convegno sul Parkinson, una malattia che se ne è parlato poco in passato, ma oggi al centro, qui alla Biblioteca Mozzi Borgetti, con Anna Minghe, consigliere in prima linea in Regione, per difendere anche la salute di chi soffre di questa patologia. Sì, allora, stamattina abbiamo parlato di tante cose. L'associazione Parkinson ha un grande merito, quello di insegnare ai cosiddetti sani il benessere, perché ha messo in campo una serie di azioni, tipo una sorta di attività fisica, danza da fare nei luoghi della bellezza, e noi ne abbiamo tanti, come i musei. Un'attività che, diciamo, precorre la malattia ma insegna il benessere, quel benessere che la Regione Marche sta promuovendo anche attraverso una legge regionale, perché noi siamo la regione del benessere, siamo la regione dell'età media tra le più lunghe d'Italia, e allora è importante che chi diciamo è portatore di una malattia addirittura insegna ai cosiddetti normali quanto è bella la vita e quanto va conservata. Quindi come regione, io personalmente nel mio ruolo credo fortemente nel gioco di squadra a livello associativo. Le associazioni sono necessarie per una riforma, per esempio, sanitaria, che abbiamo attivato e nella quale crediamo. Conservare un dialogo molto stretto e molto, diciamo, attento con quelli che si chiamano stakeholder, per aiutarci a dare servizi sempre più attenti ed esigenti a dei cittadini che hanno bisogno di risposte concrete. Consiglio comunale presente con la signora Paola Pippa. Ecco, signora, anche il comune è sceso in campo in questo progetto in maniera decisa. Sì, sì, è vero, anche il comune è sceso in campo, ci abbiamo creduto, ma abbiamo qui il vice sindaco, credo lei intervisterà, e che è molto attiva in questa situazione, in tutte le associazioni che riguardano i malati, i portatori di handicap e comunque tutte le associazioni che riguardano la salute e il benessere dei cittadini di Macerata e anche altri paesi limitrofi. Professoressa Francesca Alessandro, mi piace professoressa perché vedo che si firma come professoressa sui titoli ufficiali, quindi anche noi ci adeguiamo a questa carica, che in fondo è una carica di educatrice che aiuta a essere meglio vice sindaco. Sì, ma al di là dei titoli io mi firmo come Francesca D'Alessandro. Ma io sono insegnante, ne vado fiera, e forse la mia formazione mi ha aiutato sicuramente ad acquisire anche una certa sensibilità che mi arriva anche dall'essere madre, questo senza dubbio. Ma comunque è una giornata splendida, veramente un momento splendido. Sì, siamo molto attenti, riteniamo che il principio di sussidiarietà, questo termine che sembra, no, così astratto, in realtà prende forma proprio e si declina in questo che oggi è stato detto, ovvero il fatto che di fronte alla malattia c'è bisogno di una risposta non solo e non tanto sanitaria. Sicuramente la cura è necessaria, ma l'essere umano ha bisogno di essere preso in carico in tutte le sue dimensioni, perché l'uomo, la donna non sono solo il loro corpo, non è solo la loro salute, ma c'è, no, una dimensione psico-sociale che va sicuramente attenzionata e che fa la differenza. Laddove c'è la malattia, prevedere dei percorsi di socializzazione, di movimento, di promozione del benessere, ripeto, percorsi che prevedano sport, che prevedano movimento, ballo, eccetera, significa comunque non fermarsi alla parola malattia, significa andare avanti, significa dare input non solo al proprio corpo, perché sicuramente la dimensione sportiva, il movimento aiutano moltissimo la malattia, ma anche alimentano quella dimensione sociale che è necessaria. Io amo dire che la malattia del terzo millennio è la solitudine. Ecco, sia che si sia sani, sia che si sia malati, se si è soli comunque si vive male.
E dunque dobbiamo metterci anche noi come istituzioni nell'ottica di una promozione del benessere, di un percorso di prevenzione e di promuovere tutti quei fattori di protezione, uno tra tutti appunto è questa condivisione che viene portata avanti benissimo dal mondo dell'associazionismo in pieno spirito della legge, perché il principio di sussidiarietà è sancito dalla nostra Costituzione. E dunque ecco, oggi è un altro tassello che mettiamo, c'è da parte dell'istituzione comunale una grande disponibilità e un grande colloquio, un grande dialogo con tutte le associazioni del territorio. Adesso stiamo anche formando la consulta per la disabilità che a brevissimo insomma sarà ufficializzata. Aggiungerei alle parole dell'assessore che la più grave cosa per un essere umano è la solitudine culturale, perché uno può essere solo con un suo libro e non essere solo, ma la solitudine culturale credo che sia la peggiore malattia che abbiamo in questo secolo. Con Arianna Fusari del Centro Parkinson di Macerata, che è stato aperto da novembre, da poco, parliamo di questa malattia che ha bisogno di essere sostenuta, incoraggiata e soprattutto vincere diciamo queste difficoltà di essere consapevoli. Mettersi in gioco, sì, questa difficoltà di essere consapevoli, sì, della diversità, sì, e quindi non aver paura di fare coming out, io dico sempre, anche se il Parkinson è uno stigma, è un marchio. Però io non ho avuto difficoltà a mettermi in gioco, non ho avuto difficoltà a dire a tutti quelli che conoscevo di questa mia, a condividere diciamo questa mia patologia. All'inizio è stata dura, ma poi con l'aiuto di chi mi è vicino, con l'aiuto delle mie amiche, con l'aiuto della famiglia e dei figli sono riuscita e sono molto orgogliosa di questo, anche se a volte ti prende quando hai quelle giornate in cui, no, quelle ce l'hanno tutti, anche le persone che non però quando tu vedi, no, che un anno diciamo di una persona cosiddetta normale sono tre dei miei, cioè il contrario, un anno mio, cioè un anno della persona normale diciamo sono i miei tre anni, cioè ti vedi invecchiare, ti vedi che non ti riconosci a volte, no, la tua postura curva, la faccia ingessata, i movimenti lenti. C'è una ricetta però per combattere la cultura e il sapere. Il sapere. La prima cosa che ho fatto è stata studiare questa. Vede? È stata conoscerla, perché se la conoscevo cercavo di tenerla a bada. Io e il Parkinson camminavamo e lo vedevo dall'alto come io da una parte e lui dall'altra, come due linee parallele che cercavo sempre di allargare. Ora si è convissuta. Mi ha aiutato. Vincendoci sopra. Cerco sempre di vincere, sì, perché sono abbastanza caparbia. Maceratese. Sono maceratese doc, sì, sì, assolutamente. Macerata grande. Macerata grande. Dobbiamo darlo questo valore, perché vedi, in senso di ambizione, io so, grande, potrebbe essere un difetto, ma quando questa grandiosità si perpetra nelle persone come Arianna, allora viva Macerata grande. Vero, vero, è vero, assolutamente sì. Grazie a tutti, ringrazio tutte le persone che sono arrivate qua, tante persone, sì, ho visto che c'era proprio necessità, sì. Diciamo che ho ascoltato tanti miei compagni di viaggio che mi raccontavano le loro storie, una diversa dall'altra, però cioè ci avevano bisogno di essere ascoltati molto 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 e mi hanno dato tanto. Vogliamo ringraziare la consigliere regionale Anna Menghi. Assolutamente sì, Anna è formidabile. Io quando chiedo qualcosa ad Anna, immediatamente la risolve e gli dico sei un mito. Ecco, parliamo con una delle scrittrici, autrici del libro A spasso con il Mr. Parkinson, Antonella Brunacci, dall'Umbria, la vicina Umbria, che ci parla di com'è nata questa esigenza di scrivere questo bel libro che non ho letto ma lo leggerò.
Allora, il libro è nato dall'incontro di almeno 3 donne, che, diciamo, amiche, che poi piano piano abbiamo diffuso la voce. Umbre, tutte e 3? No, siamo di varie regioni italiane. Sì. Poi piano piano abbiamo diffuso la voce. Sì. E quindi è stato un susseguirsi di proposte, di persone che si sono unite. E finché ad un certo punto 2 hanno preso in mano la situazione di questi 2 libri, di questi racconti, li hanno letti tutti, riletti, corretti e rielaborati, diciamo, rielaborati per il libro. E è stato un successo, sta ottenendo molto successo. Anche oggi a Macerata, nella biblioteca, è stato non un successo, ma è stato veramente un momento di grande elevatezza culturale. Poi non sono... non è un libro di letteratura, è un libro di racconti semplici come siamo noi. Abbiamo raccontato, sì, abbiamo raccontato ognuno di noi a modo nostro la nostra vita, e chi magari vede l'aspetto emozionale, chi vede l'aspetto pratico, però ad ogni modo abbiamo parlato del nostro rapporto con il Parkinson e il fatto che siamo donne, madri, mogli, alcune sono nonne, donne lavoratrici. E siamo anche sensibili. Donne, sì, molto sensibili, che mi sto emozionando.